Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Questa sarà una video reaction tragica, terribile. Soffriremo insieme perché andremo a vedere un trailer e quindi soffriremo insieme, ripeto, per quanto riguarda un film che è stato una monnezza, una cosa immonda, sinceramente, che secondo me non dovrebbe nemmeno esistere sulla faccia della terra. Non sto parlando di Morbius, è qualcosa che riesce addirittura a superare Morbius, e quindi capite che la situazione è veramente grave, grave, grave. E sto parlando di 365 giorni perché nella mia mente è un film horror. Però se non l'avete visto 28 giorni dopo, guardatelo. Cillian Murphy, zombie, wow. Danny Boyle, un altro bacetto, chef kiss. Ma allora, oggi vedremo il trailer di Netflix, perché Netflix ha rilasciato il trailer di 365 giorni, il sequel. Allora, sono una trilogia, se non sbaglio, tratto dai romanzi 50 sfumature di grigio, e se non sbaglio la versione originale è tipo polacca del romanzo, non mi ricordo bene. Però ricordo l'abominio che ho provato quando ho visto il primo film su Netflix, terribile. Vi lascerò qui sotto il mio riassunto trash se volete sapere di che cosa si tratta, ma non dove volete subire le pene dell'inferno che ho perso io. Di che cosa parla questo trail, di questa saga orribile? Parla praticamente di una che viene rapita e si innamora di sto tizio che la rapisce, perché a quanto pare c'ha il biscione, c'ha il culo di marmo, e lei da lì impazzisce, dice vabbè, ok. E lui la rapisce perché in realtà gli hanno sparato un petto a lui e un altro, non mi ricordo, roba così. E quindi c'ha avuto sta visione di un angelo che lo salvava, e quell'angelo era lei. Una monnezza inguardabile, però tutti ci stanno in fissa. Io ho ricevuto dei commenti in cui hanno detto: ma questo film è bellissimo. Guarda, sono felice per voi che non sono state due ore di tortura, però onestamente chiunque abbia un cervello che non abbia subito una lobotomia molto probabilmente rimane inorridito da questa immondizia. Ma ora vedremo il trailer. Non posso mettervi il trailer qui perché altrimenti mi bannano il canale, mi fanno problemi, o so, ogni volta qualcuno mi dice: ma io ho visto tizio, quello che lo mette, o so, vedo allora, a me mi fanno un culo così su YouTube, che vedo lì, e questa espressione posso dirla all'interno di questa reaction, perché insomma stiamo in tema. Ma iniziamo subito col trailer. Ah no, prima di farlo, se volete supportare il mio canale potete farlo abbonandovi qui sotto, 99 centesimi oppure gratis, un like, un Ave Maria, un cuoricino qua sotto per mostrare la vostra vicinanza in questo momento terribile e di pesantezza e difficoltà. Se vi va ad aiutarmi, questo è il link, tutta roba mia, insomma, seguitemi su Instagram, ciao. Allora, iniziamo subito, siamo pronti? Siamo pronti. Allora, il film inizia con: farò quello che voglio con te. Ma perché l'hanno rirapita? Ah sì, è vero, l'hanno rirapita. No, non mi dici, scusatemi. E il primo film finiva con un finto incidente dove lui credeva che fossero tutti morti, ma non si era capito. Cioè, sono tre film, da dove fa? Logico, lei non crepa nel primo. A meno che non la sostituiscono con Cyborg, per immaginare, tipo i pezzi della macchina dove lei ha fatto l'incidente e lui li ricompone, diventa tipo un Transformer, e poi loro due si mettono insieme con lei, versione Transformers, e diventa tipo una versione Titan, però al contrario, dove è lui che si fa una macchina anziché lei. Ma sì, se non avete visto Titan, succede così: è lei che si fa una macchina e rimane incinta di un camioncino. Bellissimo. Ma guardate la leggerezza con cui noi passiamo da un film Netflix veramente tutto così scollacciato a film del Festival di Cannes. Che leggerezza. Vabbè, inizia così: vediamo tu fare della macchina, lei che scende in scale, qualcuno fa: farò quello che voglio con te. E lei va: no, farò io quello che voglio con te. Ma perché lei, scusa, sta in lingerie? Non voglio farti del male. Ah, ma se sposano? Ma che ci frega? Cioè, tutto sto casino. Cioè, tutto un film è basato sulle scopate. Scusate, questi. Il picco è loro che si sposano. Ma che c'entra? Boh, vabbè. Vabbè, è vero pure che ha fatto un certo tipo di target femminile che, boh, legge fanfiction e sogna il matrimonio. Ma è lei quella bionda o un'altra persona, scusate? Scusate, ma ho notato, c'è stata una scena in cui lui fa: lei è Mr. Torricelli? E lei fa: ma da quant'è che lavori per mio marito? Cioè, ma comunque che faccio, prova pure con questo. Signora mia, un po' di calore. Allora, scusate, io non ho ben capito questo trailer. L'altro film era finito con lei che sembrava tipo che stava per morire o era stata rapita. Improvvisamente questo
diciamo, è stato bypassato facendo finta di niente. C'è sta lei e tipo preoccupata e fa: oh mio Dio, lei sembra tipo se vuole mettere negli affari del marito, che quindi nella mafia mi pare che era, vabbè, crimine organizzato di qualche tipo. Quindi lei vuole fare tipo lady boss. E lady boss, bossi, no. Quello no, quelle cose finiscono male e io lo so molto bene. E quindi a un certo punto dice: c'è un oscuro segreto. Ma l'oscuro segreto non è che era, lei era incinta, mi pare, del primo film, lei era incinta. Boh, vabbè, non, ma ha senso questo film? Cioè, ma c'è sto tizio che si danno tutti sguardi languidi, tipo. Ma secondo me è tipo After, che ogni trailer fanno tipo, scelgono tutte quelle scene dove sembra che lei lo tradisce, però in realtà lei sta sempre lì attaccata a lui, a piagna presso a questo, in realtà non lo tradisce mai, però devono dare un po' di pepe facendo credere sta roba per tutti i trailer, tipo, vedete, è una zozzona, poi in realtà no, si inginocchia solo in un altare. Ma quanto è recitato male, santi Dio. C'è un momento in cui lui sbatte la mano sulla scrivania che sembra Tom Cruise, fa tutto... Ma come si sbatte? Non si può sbattere la mano sulla scrivania così. Ma chi è che sbatte la mano sulla scrivania facendo tutto così? Si è tipo slogato una spalla. Ma vabbè, io non capisco. Comunque, la sbattere la mano sulla scrivania è una scena iconica di un attore, Tom Cruise. Se voi vedete la filmografia di Tom Cruise, in ogni film trova la scusa per fa: no signore, mi oppongo, a gettare tipo la mano, sbattere la mano sulla scrivania. Cioè, vi giuro, in tribunale, se fa l'avvocato, pure se fa, non lo so, un calzolaio, riesce a trovare una scusa per fare in una scena questa roba. Su Top Gun, se fa mettere la scrivania dentro il caccia, fa: no, sì, mi oppongo. Non so perché. Vabbè, loro che si ingroppano. Ma che è, lei ha 90, ma che dobbiamo dire? Comunque posso dire una cosa, possiamo, visto che siamo qui, scusatemi. Possiamo dire che lui si poteva depilare il petto? Questo personale, però onestamente secondo me anche a livello estetico della scena e tutto sarebbe stato molto più pulita, insomma una visione migliore, però boh. Allora, il film si chiama 365 giorni adesso, perché te giuro si mettevano 365 giorni 2, che si inventava, vabbè, una monnezza. Oppure il doppio, capito? 365 giorni per 2, tipo la seconda. Vabbè, perché magari passa all'altro anno, questo racconta del loro secondo anno, non lo so sinceramente. Vabbè, sinceramente questo trailer promette esattamente quello che era il primo, una trama così alla buona, stereotipi sull'Italia a caso, gente che si ingroppa e boh, niente di che. Forse qui la differenza, nel primo tipo volevano far vedere che lui era il dominatore, il master della situazione, qui i ruoli si capovolgeranno. Però ho detto sinceramente, ma che cazzo se ne frega, cioè sinceramente le scene di sesso all'interno di questi film, almeno nel primo, erano una roba talmente ridicola. E anche quel volgare che, capito, non è che dici ammazza che zozzoni, ma proprio quel volgare in cui dici porca troia che schifo, ma è così che nasciamo. Quindi onestamente, vedrò questo film semplicemente per fare un riassunto trash, perché quei video mi vanno molto bene, quindi lo faccio semplicemente per mero denaro. Altrimenti non mi mollerei sinceramente così alla causa, cioè uno ce l'aveva intorno a conto personale per vedere sta monnezza. Prima o poi dovrò parlarne con uno psicologo probabilmente per tutti questi film brutti che sto guardando, quindi mi porto avanti, iniziamo a pagare da adesso la parcella. Quindi questo film sembra abominevole, esattamente come il primo, però senza tutta quella, almeno quella costruzione della storia iniziale che deve esserci. Qui sarà un capitolo di mezzo in cui allungheranno un po' il brodo per poi arrivare la terza cosa, dove ci saranno figli, sposalizi, loro 70 anni che stanno insieme e si baciano sul patio, boh, non so che vedo di roba così. Quindi secondo me qui non ci sarà nessun tradimento come alludono, sarà esattamente la storia di After, loro che stanno sempre insieme, paturni, e loro che si capiscono, lei che tipo vede il cellulare, non capisce una cosa, fa: oh mio Dio, mi tradisce, poi magari scopre no, era il Corriere del Globo, quindi tutta sta roba così. Tutto il film dicendo: oh mio Dio, mi tradisce con la signora Giuseppa, e poi alla fine era zia, quindi boh, non lo so, che vedo lì. Questo era tutto, sinceramente pare veramente una cacata, però io lo vedrò e spero che pure voi vediate il mio video, però è abominevole onestamente. Questo era tutto, fatemi sapere se anche voi avete visto quel film, il primo, il trailer, se invece a voi è piaciuto, buon per voi. Ho diversi film da consigliarvi se volete smetterla con vedere film di merda, però se vi piace quello,
buon per voi per aver passato 2 ore che non siano state una agonia come è stata per me. Quindi grazie. Cioè, ecco, se siete rimasti qui, cuori, baci, abbracci, fiorellini. Ma niente, bei, ciao.